la rotonda, tu rimani in piedi, certo, sei previsto, mettiti accanto. Lo metto in un angolino. Perché nell'angolino che da là non viene ripreso? Mettiti a questo mio, tanto io vi modero dagli impiedi. Anche la domanda per affiorare. Sì, allora c'è una domanda però. No, ma veramente la domanda non so se è possibile. Grazie. Prego. La domanda. Ma non so, funziona, ma andiamo. No, vai. Infilate un po'. Okay. La domanda è semplice questa. Con decenza parlando. Hai detto usa il client. Non la web play. Di posto, sì. Stai parlando con uno che ha il tablet dello USA come bravo, sistema sì, dedicato bravo, per la PEC. Ho soltanto la PEC e null'altro. Bravo. Ho l'Outlook Live e tutto il resto per l'indirizzo. Ma la domanda, per quale ragione sono vulnerabile se uso la web play e non il client? Perché usi il browser e io non ho fatto già spento, ma se ti faccio vedere in 0 day su browser. O le botnet che ti infettano un browser, il risultato è che tu c'hai il rucchetto, c'hai SSL, pensi che è sicuro e la botnet ti intercetta come la prima che ho aperto dove c'era dal suo accesso alla PEC piuttosto che autostrade, piuttosto che a Vineto. Ma con il client mi lo vuol dire? Sì, lo imposto. Se usi Thunder, c'hai un utente e la password. Ed ETLS, esatto, sei cifrato, tu stai all'hotel, ti sniffano, ma non ti intercetta l'utente password, ti intercetteranno sempre la mail, che sempre, insisto, è la cartolina, a meno che non me le cifri, che non significa PEC, perché un'altra cosa che pensano, la PEC è cifrata, no. Non è, io non l'ho mai pensato anche. È problema tu serio, no, ma intanto io penso a dover fare notifiche con una PEC e affidare i nostri dati a soggetti privati, esatto, che viaggiano in chiaro e rimangono in chiaro sui loro server. E su quei dati c'è cioè quanto di più prezioso un avvocato possa avere. Bravissimo. E cioè i dati dei tuoi clienti e quindi bravo, il dovere di riservatezza, sì, anche da un piano deontologico che arriva prima nella sanzione rispetto alla sanzione che posso. Ma secondo te in quanti avvocati non dico che hanno in studio il file server cifrato? No. Ma almeno una chiavetta cifrata? No, perché poi lo so che è un no. Oramai ci stanno le chiavette col PIN a numerino, non devi neanche imparare a cifrare. Ma chi se ne rompe? Questo è sbagliato. Il mio collega di studio. Sì, ma sarà uno. Io non la uso, però sinceramente anche a me non la uso quasi quasi mai. Comunque, per rispondere alla domanda, è che il browser ha più vulnerabilità di un client di posta, intanto, e usi, per cui ti esponi di più e quindi può essere intercettato tutto quello che ci passa, anche se il browser già il lucchettino. Con un client di posta io non vedo vulnerabilità 0 day su N client da un bel po', a parte Outlook, Cloud Office 365, quella è una strage, lo stanno usando tutti. Forse perché non li usa più nessuno, se lo dei sono tagli di posta. Hai ragione, perché lo 0 day emerge, per cui c'è un parco ampio di vittime. Era come Android, sì, non ci stavano, oggi tutti su Android e sono. Io faccio outing, usavo tutte. Fino a fine del 90, dopodiché ho smesso, lo ammetto. Vi lascio discutere, grazie. Grazie. Allora io partirei immediatamente con un giro unico di chiusura, chiamiamolo più che di tavola rotonda. Il tema della tavola rotonda è molto bello, in realtà è stato ampiamente nell'arco della mattinata trattato, in quanto il tema è dal rumore alla conoscenza, l'etica e l'algoritmo per decifrare il big data. No, questa è quella di ieri. No, è questa. Te ne sto già lo dico. Io c'ho questo. Cioè. Facciamo tema di ieri. Ah no, quello era il... vabbè, comunque ci siamo, dai, alla fin fine ci siamo, e il social overload
più che altro dalla sulla consapevolezza, ok, ho sbagliato, possiamo cancellare questa parte del video. Quindi passerei immediatamente la parola a Marco Calamari, che ha iniziato proprio parlando di overload, di informazioni, information overload e social overload, chiedendogli anche alla luce di quello che ci siamo raccontati tra ieri e oggi, quali sono le sue impressioni finali da esterno al social overload. Ma io sono rimasto colpito da alcune cose che sono state affermate nell'ultimo intervento, che parlava tuttavia di sorveglianza delle città, appunto, principalmente secondo utilizzando i social, ma omettendo un paio di questioni interessanti, fondamentali secondo me, e concludendo che potevano, dalla sorveglianza massiva, io adesso traduco quello che è stato detto usando la mia terminologia di privacy addicted, la sorveglianza massiva poteva anche avere dei vantaggi, e che Jeremy Bentham e Oliver avevano tutto sommato parlato di questioni che non sono più attuali. In realtà la sorveglianza è stata tramite social, in bolle e quant'altro, vanno ben oltre quello che per esempio molto acutamente Oliver aveva ipotizzato come società del controllo. Giusto un ricordo di quello che è stato messo, neolingua e dispensiero sono il punto focale del 1984, non le telecamere, non i microfoni e non l'editing della storia del passato fatto da Winston Smith quando andava a cancellare gli articoli dei giornali in biblioteca, che era il suo lavoro nel 1984, ma l'incapacità di un pensiero di forma esercitata imponendo la neolingua come lingua da usare era il vero obiettivo del Grande Fratello, cioè non voglio sorvegliarti, io voglio essere sicuro che tu non avrai mai un pensiero sovversivo perché sei incapace di pensieri sovversivi. Questa è la cosa interessante. E in fondo al 1984 c'è il dizionario della neolingua, cioè Orwell ha stressato il concetto. Le comunità sociali vanno un passo oltre, perché l'incapacità di un pensiero difforme non richiede l'apprendimento di un linguaggio. Un linguaggio nuovo, che è una cosa faticosa, deve essere imposta faticosamente, ma viene esercitata a un livello ancora superiore condizionando tramite le cose che sai, cioè non ti viene imposto di usare un linguaggio che ti impedisce di articolare pensieri sovversivi. Tu quello che ti susciterebbe pensieri sovversivi non lo vedi soltanto se sei oggetto di un'infobolla, perché accetti di avere soltanto contenuti push decisi dall'algoritmo, che è quello che tu accetti quando usi Facebook come tua fonte di informazione principale. Non c'è bisogno di condizionare il tuo linguaggio, tanto tu vedrai soltanto le cose che sono date per farti fare quello che chi controlla la tua infobolla vuole che tu faccia. Siamo molto oltre e questi passaggi dei social ce li siamo tutti dimenticati negli interventi che mi hanno preceduto. O almeno questa è una critica che io posso fare. Chiedo a Giovan Battista Gallus, che si siede con noi oggi per la prima volta, visto che è venuto qui solo ed esclusivamente per la tavola rotonda, lui cosa ne pensa della questione sollevata adesso da Marco, che peraltro è una questione che abbiamo affrontato anche allo scorso di privacy a Torino, proprio io e Tommaso Scannicchi, a proposito del messaggio che ci arriva dai social e che quindi guida le nostre scelte anche se a noi sembra inconsapevolmente. Allora, è un tanto... Grazie. Buongiorno a tutti. Purtroppo appunto non è stato possibile essere presente ieri. Io concordo e riprendo quello che sottolineava Marco. Il problema non è solo e non è tanto l'overload di informazioni, peraltro, tanto per portare un po' dietro nel tempo, Ecclesiaste 12:12 riguarda tutto ciò che va al di là di questo, figlio mio, ricorda, non c'è fine ai tanti libri che si possono scrivere, ma dedicarsi molto a essi è faticoso per la carne.
parlavamo di social overload qualche tempo fa nella Bibbia. Il problema non è quello che diceva Marco, il problema è l'interpretazione delle notizie, l'interpretazione del mondo filtrata in maniera opaca. E questo è uno dei maggiori problemi. E peraltro abbiamo parlato di Facebook, ma noi siamo i primi 10 risultati su Google. Che controllo abbiamo su questi 10 risultati? La nostra, parliamo di ego surfing, l'abbiamo fatto tutti, tutto ciò che c'è sotto dopo la seconda pagina è neanche ipsum teleones, proprio non c'è. Da questo punto di vista, come arrivano queste notizie? Come costruiamo la nostra informazione, ma anche la nostra personalità? Queste sono domande a cui, tornando alla mia, diciamo, principale attività, il regolamento europeo sulla privacy, GDPR, cerca di dare una risposta introducendo il diritto di conoscere qualcosa sulla logica dell'algoritmo, ma questo diritto è ben difficilmente enucleabile. Quindi da questo punto di vista collegherei questo primo aspetto a un altro aspetto, che questa, non solo parliamo di conoscibilità di come ci arrivano le informazioni, ma parliamo anche dell'altro tema che si è trattato, quello della sorveglianza, cioè della bulimia informativa e tra l'altro del fatto che, al di là delle informazioni vere e proprie, quello che viene raccolto sono tutti i metadati a corredo delle informazioni, e anche lì si possono non sappiamo come esattamente possano essere utilizzati. Quindi da questo punto di vista questo quadro non è certamente un quadro positivo. Bisognerebbe essere in grado di misurare, tornando nei limiti in cui parliamo di dati personali, se effettivamente il regolamento europeo sulla privacy abbia inciso in qualche modo per quanto riguarda la riduzione del rumore di fondo. Non lo so se abbia inciso, certo però che non incide sul primo problema da cui sono partito, cioè quello del fatto che l'overload viene gestito in una maniera per noi totalmente opaca e qui oscura, e qui certamente non ho soluzioni da proporre. Allora passerei, visto e considerato che hai toccato un tema che so essere caro, la parola proprio a Roberto Reale riguardo all'algoritmo di Facebook e a come funzionano le scelte che possono essere compiute rispetto alle informazioni che ci vengono trasmesse inconsapevolmente, visto che ieri abbiamo parlato parecchio di consapevolezza. Sì, ma io vorrei partire da una piccolissima premessa, che l'algoritmo oggi è indispensabile, uno strumento indispensabile per navigare all'interno dell'informazione. Senza algoritmo che ci aiuta nella scelta, noi saremo sommersi da una quantità di informazioni in cui non sapremmo cosa fare. Non so se mi è mai capitato, per esempio, appunto usando piattaforme social, di provare a visualizzare non semplicemente il contenuto che ci viene proposto in timeline, ma tutti i contenuti, alcune piattaforme lo consentono. Diventa ovviamente insostenibile. Appunto c'è un diluvio informativo così imponente che diventa semplicemente rumore. Quindi lo strumento automatico che in qualche modo impara quelli che sono i nostri gusti, le nostre, se vogliamo, quello che ci serve seguire, uno strumento senza il quale appunto la stessa piattaforma digitale perde di senso. Naturalmente qual è l'altro lato della medaglia, l'altra faccia della medaglia, è che chiaramente la piattaforma che progetta ed esegue l'algoritmo può usare quell'algoritmo per influenzare ciò che noi vediamo, la scelta dei contenuti. Però anche qui, insomma, è ovvio il fatto che un algoritmo che non ci proponesse cose di nostro interesse non funzionerebbe. Quindi c'è un
un risvolto, se vogliamo, anche di utilità, Da qui a dire che poi l'algoritmo necessariamente deve costruirci intorno una bolla, deve costruirci intorno una sorta di barriera, una sorta di diaframma rispetto alla complessità del mondo, neppure. E mi rendo conto che è un tema delicatissimo, perché dall'aspetto utilitaristico all'aspetto invece di abuso dello strumento da parte di chi lo strumento lo gestisce, quindi da Facebook in questo caso, o da altri gestori di piattaforme digitali, la barriera, no? È veramente labile. Come possiamo difenderci? Io credo in due modi. Uno, come comunità, quindi come potere costituito, possiamo richiedere o imporre a chi gestisce le piattaforme in qualche modo uno sforzo maggiore verso la trasparenza. Mi rendo conto che questa forse è una visione un po' ingenua, perché lo stesso gestore della piattaforma potrà facilmente nascondersi dietro il fatto che neanche lui conosce bene l'algoritmo come funziona, nel senso che l'algoritmo di per sé è certamente, come dire, pubblicabile, divulgabile, però l'output dell'algoritmo dipende naturalmente dai dati che quell'algoritmo, su cui quell'algoritmo è stato addestrato e dal nostro input. Quindi un tema appunto di accountability, di trasparenza dell'algoritmo che ci propone i contenuti è sicuramente un tema complesso ed è qualcosa appunto di cui il gestore si può valere per dirci: guardate, io più di questo non posso dirvi perché non lo so. Dall'altro lato, l'altro strumento di difesa dal mio punto di vista è: ok, io collaboro con l'algoritmo, quindi lo istruisco, lo educo nel modo migliore possibile, infilando, inserendo per quanto mi è possibile degli elementi di diversità, no? Nella mia bolla Facebook, per esempio, io provo ad inserire anche contenuti, quindi a seguire magari fonti o persone che sono distanti dal mio ambiente, dal mio modo di pensare, quindi inserire dei semi, se vogliamo, di diversità. Non avrei una visione del tutto apocalittica, perché viviamo sostanzialmente in un mondo in cui la mediazione tra noi in quanto soggetti cognitivi e la quantità, no, l'oggetto della cognizione, quindi il mondo esterno, non è più, secondo me, possibile attraverso gli strumenti tradizionali, quindi il linguaggio o la libera scelta dei contenuti. È necessario in qualche modo affidarsi anche a strumenti automatici. Sposo in parte quello che hai detto, in quanto per me l'educazione dell'algoritmo porta anche al miglioramento dell'algoritmo stesso, in quanto comunque si perfeziona sulla scorta di quello che noi decidiamo di raccontare e di dire, perché l'algoritmo funziona anche in questo modo. E a tale proposito vorrei fare una domanda anche ad Alfredo De Felice, con in relazione a quello di cui lui ci ha parlato: come si sposa l'overload informativo rispetto alle tecnologie di cui tu ci hai parlato oggi? Sì, io diciamo mi accodo un po' al pensiero di Roberto, può essere una visione senz'altro ingenua visti diciamo i tempi, però io penso che la parola d'ordine a cui dobbiamo fare riferimento quando parliamo anche appunto di questo tipo di fenomeno deve essere quella di trasparenza. Il regolamento GDPR è un presidio fondamentale per la tutela dei diritti di ciascuno di noi e dal mio punto di vista offre una grande opportunità anche sotto forma di empowerment cognitivo di ciascuno di noi. Cioè, uno dei grandi benefici che ha portato è quello di aver portato una lente di ingrandimento su quello che fanno le big tech con i nostri dati. Quindi in maniera proprio telegrafica, a mio avviso, in un'ottica di totale diciamo, trasparenza che i titolari del trattamento, quindi queste piattaforme, devono diciamo, rispettare, io in qualità di user, di utente, dovrei aspettarmi di istruire io Facebook o quella piattaforma sul fatto di
farmi di ricevere, di vedere sul mio newsfeed i contenuti appunto che possano essere in linea con le navigazioni precedenti o quello che ho fatto, non che automaticamente queste piattaforme mi facciano vedere, diciamo, quello che loro vogliono che io veda. Quindi dal mio punto di vista la strada ovviamente è ancora lunga, però il framework normativo è senz'altro un punto di partenza fondamentale per l'avvio, diciamo, di un percorso che può portare effettivamente queste grandi aziende a essere più trasparenti, anche perché la trasparenza dal mio punto di vista porta chiaramente dei benefici in ottica di engagement della clientela e allo stesso tempo proprio di mantenimento della clientela, di io utente. Quindi ecco, il mio punto di vista è che la trasparenza deve essere alla base di tutti questi trattamenti automatizzati, e su questo ovviamente anche l'articolo 22 del GDPR rappresenta un presupposto fondamentale per noi, diciamo, come interessati per l'esercizio dei nostri diritti e per sapere come le tecniche con cui appunto i nostri dati e le decisioni automatizzate vengono assunte da parte dei titolari del trattamento. Sì, Marco Calamai vuole intervenire e passo la parola. Dunque, mi fa piacere aver sentito da Roberto una serie di affermazioni su cui io sono ordinatamente in totale dissenso. E se vuoi mi meraviglio anche un po' della cosa, ma voglio semplicemente rispondere. Primo, è possibile navigare nel digitale, io sono una dimostrazione di mente, senza usare l'algoritmo, o almeno senza fare dell'algoritmo l'abuso totale che si fa quando uno usa per esempio Facebook nel suo principale forma di informazione? Lo si può fare, quindi perché dire che è evidente che non si può fare? Lo si può fare, non lo si vuole fare. La pigrizia è il primo peccato che non te lo fa fare. La seconda cosa è pretendere di essere più furbo dell'algoritmo, che è una cosa implicita. Io odio dire l'algoritmo, visto che abbiamo usato questo termine qui per descrivere qualche cosa, mi adeguo volentieri. Non siamo più furbi dell'algoritmo. Perché il governo americano è schizzato in aria come una bomba quando è successo lo scandalo di Cambridge Analytica, in una modalità che forse superava quella anche del Big Snowden? Sono saltati in aria come una bomba quando si sono resi conto che c'era uno che per la prima volta aveva influenzato la decisione del presidente utilizzando l'algoritmo e pagando un po' di soldi a qualcuno. Poi la cosa si è sgonfiata mediaticamente, ma entriamo nel perché questo possa essere successo. Quindi l'algoritmo è più potente di te. Se tu pensi di guidare l'algoritmo, se tu pensi di educare l'algoritmo, stai dimenticando che l'algoritmo è l'azienda più capitalizzata del mondo, che regala i suoi servizi e che stranamente resta l'azienda più capitalizzata del mondo. Se tu non ti fai questa domanda di base e pensi di poter educare l'algoritmo, vabbè, sei come il cristiano nel circo quando fanno entrare i leoni, pensi di poterti mettere a discutere se sia più importante la tua esigenza di sopravvivere o quella dei leoni di alimentarsi e sopravvivere loro. Questo può essere paragonato l'idea di educare l'algoritmo. Non serve più frutto dell'algoritmo. Specialmente quando questo algoritmo viene usato in maniera semplice, viene usato come arma di potere, non guidato principalmente dallo Stato, forse da interessi economici, ma non è importante. Essere più furbo dell'infobolla, se ti circondi a dismisura dell'infobolla, non esiste. Perché la guida che tu hai non è razionale, è subliminale. Non sarai mai più furbo dell'algoritmo se accetti di giocare al suo interno. È lui più furbo di te. Dire qualunque altra cosa è vivere in un atto di ingenuità, secondo me, incredibile. Non è una visione apocalittica di quello che succederà domani o fra 5 anni, è quello che è successo negli ultimi 3-4 anni, documentato dalla cronaca. Non stiamo parlando di teorie, stiamo
parlando di cose per cui c'è gente che ha rischiato di andare in galera e i media hanno coperto per settimane, facendo magari una marea di fesserie, hanno coperto per settimane questi fatti che sono successi e sono scritti nei libri di storia. Avere una qualunque illusione su questo tema qui è, secondo me, un vivere fuori dal mondo. Tanta gente vive fuori dal mondo, ci viveva anche prima, quando credeva a un giornale e non all'altro in maniera sofistica, c'erano soltanto i giornali, ancora prima in tanta storia. Ma non saremo mai più furbi dell'algoritmo, nessuno può essere, nemmeno chi cerca di starci accuratamente fuori. Perché le informazioni che riceviamo ci condizionano, ci hanno condizionato nello sviluppo, quando eravamo a scuola, abbiamo fatto una scelta piuttosto che un'altra, abbiamo avuto un professore piuttosto che un altro. La grossa differenza è che adesso queste cose sono pilotate. Prima potevano essere su base abbastanza casuale, ora sono pilotate in maniera ferrea, deterministica, individualizzata. E è storia, sono tecnologie che si possono comprare adesso. Ma come più furbi dell'algoritmo? Non è un algoritmo, è una leva di potere tecnologica. Mi permetto un attimo di precedere quello che dirà Roberto Reale in risposta a quello che hai detto, ma non credo che l'idea fosse quella di prendere in giro l'algoritmo. Poi ti passo la parola volontariamente. No, ma il tema è, secondo me dobbiamo distinguere l'abuso dello strumento stesso. E dire che un algoritmo vuole ingannarci o è manipolato perché ci sono stati abusi, è come dire io non prendo aerei perché c'è stata la strage di Ustica, secondo me non ha senso, è un atteggiamento luddista, è vivere, non lo dico, va benissimo poter fruire dei contenuti digitali in modalità analogica, quindi in modalità, se vogliamo, non immediata, è sicuramente legittimo, però dal mio punto di vista non è la modalità naturale di fruizione di quei contenuti. Faccio un esempio banale, io su Twitter seguo decine di migliaia di fonti, perché mi interessano decine di migliaia di fonti, non sono in grado di scorrere tutte. Quindi come potrei fare a meno di uno strumento che invece mi aiuta nel selezionare di quei contenuti, quei frammenti informativi che io ho educato l'algoritmo a mettere in evidenza. Sarebbe come entrare in una, se vogliamo fare un paragone novecentesco, entrare in una biblioteca con centinaia di milioni di volumi e muoversi così, diciamo, e restare all'interno di una stanza della biblioteca perché so che lì trovo, mi sento sicuro magari, che so che lì trovo cose che vabbè, mi interessano, ma non avere la possibilità di esplorare la immensità di quel contenuto perché con un approccio analogico io non ci riuscirei. Quindi questo è un primo tema. L'altro tema è, ripeto, l'abuso è possibile, però rendiamoci anche conto del fatto che dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dell'interesse economico di piattaforme come Facebook, Twitter, eccetera, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è darci del contenuto che a noi può interessare. L'obiettivo è un'altra cosa. No, attenzione, ti dà sempre il contenuto che ti può interessare, ma ti dà quello che ti fa fare quello che dice lei. Sarà sempre un contenuto interessante, perché è quello che ti guida meglio, è la briglia più morbida che ti guida. Ma di cosa stiamo parlando? Questa è storia. Ma Facebook questo è quello che viene fatto con le interesse. No, però non possiamo. Sono 10.000 fonti di informazione che gestiscono te. Quant, il motore di ricerca quant. Cioè che? Proprio per evitare quello che fa Google, cioè di indirizzare poi, di condizionare. Sì, ma Google però indirizza in base a quelli che sono, in base a quelle che è la rilevanza del risultato, no? Sì.
perché altrimenti non avrebbe valore commerciale. Cioè una, noi vediamoci i conti, secondo me c'è la possibilità che esista un motore di ricerca che rispetti comunque. Sì, ma sì, però secondo, per noi vediamoci conto del fatto che una piattaforma che andasse a manipolare i contenuti in funzione di interessi singoli perderebbe secondo me valore commerciale, cioè loro la revenue la fanno sul fatto che sono, diciamo, marketplace di informazione, e chi acquista l'advertising su Facebook lo sa, cioè lo fa perché si aspetta che la piattaforma non si metta in mezzo tra l'utente e appunto quel contenuto, no? Non so se rendo l'idea, appunto una piattaforma parziale. Secondo me avrebbe vita breve, sì, potrebbe servire per indirizzare l'opinione pubblica, per un certo evento, ma come abbiamo visto con Cambridge Analytica è stato uno scandalo, è stato un abuso che comunque ha determinato tutta una serie anche di attenzione da parte dell'opinione pubblica, ma è un abuso, ripeto, è un evento patologico del sistema. Non possiamo dire che quanta società, no, è il modo normale di funzionare del sistema, è questo, questo che sembra impossibile che tu scelti di nascondere, perché lo fai scientemente, ma questo va prendi in giro da solo, è il modo normale di funzionare del sistema. Ma non cosa impedisce di vendere contemporaneamente advertising e di manipolare nello stesso momento? In base a cosa? Però, in base al desiderio di chi vuole manipolare, è un'offerta commerciale, la manipolazione, è in vendita, per me c'è il ragionamento di Occam vale sempre, cioè non moltiplichiamo le cause, non facciamo l'etologia. Io posso accettare quello che mi dice, ma se me lo dimostri. Altrimenti la soluzione è sta scritta nella storia, quello che tu definisci un evento patologico è stato l'unico caso in cui la gente è stata beccata con la mano nella marmellata. Ma non è un evento patologico, è il normale funzionamento del sistema. Cambridge Analytica, mia moglie ha sposato una forense informatica, è andata nel quartiere inglese vicino ai postacci dell'agenzia di intelligence a farsi un corso, non intelligence, di mobile forensics, e lì c'era Cambridge Analytica, o meglio, l'azienda che si occupa di mobile forensics gli ha detto, era 5 anni prima dello scandalo, le ha parlato di Cambridge Analytica e ha detto, perché noi stavamo cercando di acquistare dei dati di cybercriminali per andarli a individuare e non per fare marketing, e ha parlato tranquillamente di quell'azienda 5 anni prima, o ancora il listino con che dati e quanto, ma il problema è che ce ne stanno altre 4 in Inghilterra di cui nessuno ha parlato mai e forse mai parleranno o parleranno, per cui non è, Cambridge è la punta dell'iceberg, però fatti non è fatturato di cui poi ci ha detto che sì, ma Google funziona in quanto ci propone contenuti rilevanti, non contenuti manipolati. Perché se fosse così, però questi convegni hanno senso, se invitiamo persone secondo me che vivono nel presente, non persone che vivono nel 1980, 1980, quale che sia. Forse io sto avanti 8 anni in genere, mi dicono. C'è una conferenza ogni anno che costa un puntaraio andarci e è tutta sulla pubblicità. I player sono 5. 4 aziende al mondo che si spartiscono il fatturato mondiale dell'advertising e Google che ne cuba l'80%. Ci arrivi da solo o ti devo orientare? Capisci che è sfalsata la cosa? Ma questo comprova quello che dico io. Io ti dico che una piattaforma commerciale di advertising funziona se non c'è una manipolazione. Distinguiamo fatti patologici, gli abusi dalla normalità. Ripeto, è come dire io non prendo un aereo perché ci sono stati fatti, no? Come rustica. Che chi nega
magari ci sono stati anche altri che non conosco, ma su milioni di voli. Poi certo possiamo io fare di ma se c'era anche prima Graziano. Prego. Sì, allora, volevo ricondurre un attimo il discorso alla parola chiave probabilmente che serve per poter definire sia l'algoritmo che queste piattaforme. Questi sono degli strumenti. Sono degli strumenti, nel senso che sia l'algoritmo di Facebook che le piattaforme sono degli strumenti che qualcuno usa consapevolmente, qualcuno usa inconsapevolmente, perché ci sono le agenzie che fanno marketing che usano lo strumento per fare marketing e profilare contenuti a un target specifico di utenti, sapendo che ci sono degli utenti che con le loro ricerche, con le loro parole chiave possono filtrare e ricevere alcuni contenuti che sono destinati esclusivamente a loro. Probabilmente, siccome questi sono strumenti da parte di chi li produce e da parte di chi li usa per farne anche un business, e da parte di chi li usa inconsapevolmente, sapendo di stare al gioco di uno strumento prodotto per fare questo, occorre solo la capacità di discernimento nel capire se io lo sto usando e lo voglio usare consapevolmente per farmi profilare e ricevere le informazioni che voglio, consapevole anche del fatto che alcuni contenuti mi saranno dati a prescindere da quello che ciò che sto ricercando, ma perché probabilmente avranno profilato altre informazioni da altre piattaforme, oppure se io lo faccio con la consapevolezza che quello che sto leggendo so che potrebbe non essere vero e filtro io i contenuti e mi vado a leggere quello che serve leggere. È la stessa cosa che oggi avviene con i media, non solo con i social, i social network, anche nei giornali. I giornali sono obiettivamente viziati, parlo dei giornali, dei giornalisti. Ma se io ho la capacità di scegliere e filtrare e di capire, di leggere tra le righe quello che può essere vero, che può essere falso, riesco anche a distinguere la fake news. Con questi strumenti l'algoritmo produce anche fake news su Facebook, su altri sistemi di comunicazione che sono i social network. Se io ho una capacità tale per capire, che mi permette di individuare e valutare il contenuto, riesco a usare lo strumento per quello che è lo strumento, cioè essere social, creare dei contenuti a prescindere, ma valutare qual è il peso che hanno questi contenuti. Allora io passo un attimo la parola a Salvatore Coppola e dopodiché dobbiamo chiudere perché sono arrivate le 14. Se volete continuiamo a ritirare a pranzo, cioè non è un problema. No, io mi sono trattenuto all'intervento precedente, poi abbiamo avuto occasione di parlarne, quindi diciamo avevo già rilevato quelle che sono, erano le criticità nei confronti diciamo di un abuso degli algoritmi, che dobbiamo prima di tutto dire che gli algoritmi sono imperfetti, cioè si evidenzia sempre diciamo in questi algoritmi delle imperfezioni che inevitabilmente vanno a violare i diritti e le libertà delle persone. Cioè questo è un approccio che bisogna avere immediatamente, anche nelle semplici operazioni che fa un algoritmo, anche il più semplice. Il fatto che una persona, pensiamo alla buona scuola, ultimamente c'è stata la sentenza del Consiglio di Stato e del TAR, io sono per le nuove tecnologie, innanzitutto ci vuole una consapevolezza, sapere che diciamo, ci sono dei vizi negli algoritmi. Quindi il fatto che anche semplicemente un insegnante sia stato spostato da una sede e che sia stato precipitato altrove è un algoritmo, è una scelta fatta da qualcun altro. Questo va a incidere sulla libertà e sui diritti di una persona. Ma tornando diciamo alla questione che è più diciamo sull'uso e sul digitale, sulla nostra vita digitale, che è la nostra propensione, la nostra vita diciamo nel digitale, che è la nostra vita, potrei fare diciamo una domanda e portarla al ragionamento più semplice possibile. Qual è la criticità più grande che sta dietro l'algoritmo? Pensiamo ai minori. I minori che inizieranno a fare delle scelte online e che vedranno sempre il perpetrarsi delle solite scelte. Questo è un vizio che diciamo limiterà il minore per sempre.
Cioè il minore non avrà la possibilità di arricchirsi e avere una conoscenza diversificata, e ciò inevitabilmente inciderà sulla sua crescita. Quindi io vorrei riportare la questione, cercando di liberarla dai troppi dati, tra le troppe variabili, e pensare che le nostre scelte su quell'algoritmo, a prescindere dalle finalità e quant'altro, può diventare ingestibile. E questa è l'attenzione. Certamente l'unica soluzione che abbiamo è la trasparenza. Questo è fuori di dubbio, tant'è vero che è stato inserito nel nuovo regolamento la trasparenza. È necessario per l'accountability, è necessario per gli interessati che possano anzi avere maggiore conoscenza di quelle che sono le logiche degli algoritmi. Però cerchiamo di prestare attenzione ad abbandonarci all'algoritmo come di una cosa indispensabile. Pensiamo sempre al principio di proporzionalità, cioè non escludo che si possa arrivare a un utilizzo più importante dell'algoritmo nel tempo, però non dimentichiamoci del principio di proporzionalità, facciamo un passettino alla volta, e soprattutto cerchiamo di diffondere la conoscenza soprattutto tra i cittadini. Speriamo che ci siano più avvocati che facciano privacy, perché la privacy ha bisogno di mettere in crisi, di pensare a qualcosa che vada oltre quello che è il tecnicismo e il seguire delle procedure in maniera statica, senza pensare, perché lo dicevamo prima, quando penso a quelle attività che vengono fatte in serie senza mettere in discussione, mi viene da pensare a periodi del secolo scorso che sono stati veramente una macchia nera nella nostra civiltà. Grazie. Io direi che questa domanda rimane senza risposta, perché sostanzialmente te la sei data da solo la risposta, anche perché se andiamo a toccare la consapevolezza dei minori tocchiamo dei tasti che sono molto molto difficili, complicati. No, io l'ho portato e per cui ma tu hai detto semplifichiamo il minore, non è proprio semplificare questo, la verità. Per cui se vogliamo continuare a litigare a pranzo possiamo tranquillamente andare tutti quanti insieme a mangiare e continuiamo. Io voglio ufficialmente ringraziare Marco per aver creduto di portare qui i privacy. Mi auguro che il risultato sia stato quantomeno soddisfacente, e auguriamoci che questi incontri al sud avvengano più spesso di quanto non siano avvenuti fino ad ora. Grazie ancora. Mi auguro che sia stato soddisfacente per voi. Siamo tutti qua. Non sono, mentre normalmente rimaniamo solo i relatori a parlare tra di noi, qui ci sono persone che sono rimaste solo per ascoltarci fino alla fine. Ovviamente qualcuno, le defezioni. Marco, io sono in lista nera, vero? anzi, quello va cercando quello, lui va cercando quello. Buon cattivo esempio.